la Roma ha chiesto di poterti comprare, non ci sono cose paragonabili. Buffon era la riserva perché era la riserva, perché Marco era bravo. Aveva delle caratteristiche importanti per quanto riguarda la qualità. Lì 16 anni, un po' tutta la consapevolezza proprio poi dopo sul campo che sei uno dei più bravi d'Italia. La maglia non era quella della Roma, ma era l'azzurra. Dici sì, non chiamavo me, sei tu il portiere dell'Italia. Non ti spieghi perché non possa bastare essere bravi a giocare a pallone per poterlo fare. Nel calcio non ti devi aspettare niente da nessuno. Amichevole con il Palermo, mi impunto con sto piede e mi si gira il ginocchio. Tu devi decidere se vuoi fare il portiere o il viver. Dice, questo ti vuole mandare via. Ti pare che l'unico contatto che c'aveva a quel momento era una squadra di Serie B? Non è facile selezionare o decidere chi può andare avanti, perché a volte vanno fatte anche delle scelte. Ma noi stiamo a parlare di un portiere che faceva la nazionale. Chi è che ha sbagliato? In cattiveria, o dentro o fuori, raga. C'è il tempo in mezzo, Se li bagniamo! È vero che si dice il treno passa una volta soltanto, quindi, però non si sa mai, tante volte riesci a trovare anche il ritmo che ti fa raggiungere il treno. Seppellite ma Trigoria guarda. E io ancora ci penso. C'era un ragazzo che conoscevano tutti a Trastevere, oggi un giovane uomo, una promessa della Roma, giocava dividendo la maglia numero 10 con un tizio chiamato Francesco Totti. Sul calcio questo ragazzo ha scommesso tutta la sua vita. Do il benvenuto a Daniele Rossi. Grazie, buonasera. Ben arrivato. Allora, ti abbiamo intravisto, insomma, lì. Quando è cominciata, Daniele, la tua passione, il tuo amore per il calcio, per il pallone? Mia mamma dice nella sua pancia, perché davo calci in continuazione e comunque da piccolissimo per le strade e poi sui campi di pallone, nel vicino Testaccio, sono di Trastevere, ho cominciato nel Testaccio. Com'è che tu sei arrivato, no? Tanti, uno su mille dice una canzone celebre, sono molto diverse le percentuali, ancora più difficile. Com'è che sei arrivato alle giovanili della Roma? Che cosa è stato? Qual è stato il tuo carretto? Diceva. Ero bravo, cioè dicono, ma insomma, che mi ricordo io da piccolino, ero bravo, nello specifico molta, molta tecnica. Era un torneo che organizzava la S Roma per gli esordienti dell'epoca, sono stato audizionato e diciamo subito preso. Giocavi con la maglia numero 10? Sì, è sempre stato il mio numero e anche il mio ruolo, diciamo così, da trequartista. Devo dire che non l'ho mai diviso con Francesco Totti perché se l'è sempre preso, gli è stato dato dagli allenatori solo a lui e quando giocavamo insieme io prendevo l'11 in maniera, ero molto contento perché lui se lo meritava e se lo merita tuttora, quindi. Però vi conoscevate, c'era un rapporto tra di voi, no? Sì, certo, noi abbiamo giocato insieme diversi anni, siamo andati anche a scuola insieme, dove ci ha mandato a Roma, non è una cosa proprio da andare orgogliosi, no, scherzo. E, sì, c'è un rapporto quando capita, lui vabbè è una superstar, però insomma quando capita, certo. È un ragazzo semplice, umile e generoso ed è un grandissimo. Senti Daniele, che cosa provavi, no? Tu eri piccolo, giovane, insomma, e facevi quello che molti ragazzini sognano, a giocare nel giovanili, poi hai seguito tutte le tappe fino alla primavera. Che cosa sentivi? Quello era il tuo sogno? Ma è l'espressione del mio talento. Per me giocare a calcio allora e anche adesso è proprio sentirmi in pace con me stesso. Per me giocare nella Roma, sotto casa, in parrocchia, a casa, con la palletta, per me è uguale, sinceramente. Certo, è un orgoglio aver giocato con la Roma e tanti campioni e aver calcato dei campi importanti. Hai mai pensato di fare qualche cosa di diverso o tu vedevi il tuo futuro tutto nel calcio? Ti vedevi già, insomma, sui campi con quella squadra professionalmente? Diciamo, arrivato a certi livelli, pensi che sia la tua vita e lo penso tuttora che, insomma, poteva esserlo, lo è, perché insomma sto nel campo e faccio sempre questo da allenatore. Ora poi ci arriveremo. Sì,
Ma diciamo l'altra mia passione è il cinema, perché con mio papà vedevamo tantissimi film. Ho provato dopo che ho smesso a fare un po' il dams. Andiamo per gradi. Cerchiamo di capire che cosa succede, perché allora tu arrivi in primavera, finisci di giocare con la primavera e vieni, come molti altri giovani giocatori, dato in prestito a una squadra della C in Toscana, e lui succede qualcosa, il calcio e la vita si assomigliano molto, che spariglia le carte perché ti infortuni. Sì, infortunio abbastanza comune, che è crociato del ginocchio, il legamento, e infortunio importante, però insomma abbastanza comune, all'età di 18 anni, e vengo operato. Tu hai avuto paura? Cioè hai pensato, e se non recupero in quel momento? Ma in maniera normale, insomma, c'è un po' la paura dell'infortunio, però sapevo che si poteva stare lontano qualche tempo, però che poi insomma si torna a giocare come l'hanno fatto tantissimi. È passato un anno e mezzo e il recupero non c'è stato, un intervento, e scopri poi più tardi che insomma l'intervento non è stato fatto bene, una vita è stata messa male e hai dovuto abbandonare quel sogno. Altri ti sono rimasti, ma quello, chi ti è stato vicino in quel momento e che cosa ha significato per te? Diciamo, è un mondo che crolla addosso, immagino. Eh sì, quando poi non è insomma colpa tua perché è un'operazione sbagliata, sì, ti crolla il mondo addosso, la solitudine, la depressione, insomma, perché è quello che mi è successo, non è che è una vergogna dirlo, è successo, mi ha assalito, e ho avuto la fortuna della famiglia, sicuramente la famiglia, accanto, gli amici. Questa è stata i tuoi antichi compagni, insomma, ti sono rimasti vicino? Sì, sicuramente. Diciamo che quando stai bene ce ne hai tanti di amici, quando stai male un po' di meno, però insomma sì, la vicinanza mi ha aiutato. Allora Daniele, oggi ce lo stavi già iniziando a dire prima, giochi con le categorie minori, ma soprattutto, e questo ci interessa molto per poi discuterne anche qui, alleni i Pulcini 2004, insomma sono i ragazzi di 8 anni, cosa insegni, cosa è importante anzi per te proprio passare anche alla luce della tua esperienza ai tuoi piccoli allievi, ai tuoi piccoli atleti? Ma diciamo che appunto questa è stata una grande scintilla, il portare tutto quello che io ho imparato, cercare di insegnarlo ai ragazzi più giovani, ma a livello tecnico soprattutto, perché ho avuto grandi scuole, e questo è stato per me molto, molto importante. E con il cuore cosa? Con l'insegnamento, ma diciamo che sono più loro che insegnano a me, perché sono talmente veri e puliti che insomma per me il calcio è rimasto un po' lì a livello giovanile, e ti danno tanto, perché ripeto sono veri in campo, fuori, nelle loro espressioni, e quindi è bello. Questo ti ha restituito l'entusiasmo, ti tocca però misurarti con i loro genitori che sono a bordo campo e che non sono sempre facilmente gestibili, soprattutto quando entrano in gioco le aspettative, l'idea di dare ai figli un futuro di campione. Sì, non è facile, fortunatamente in questa società all'Empire insomma sono genitori tutti abbastanza intelligenti. Però le partite li vedi i genitori? Ma le partite, i genitori insomma che fanno il tifo, io penso che non bisogna pensare che sono tutti campioni e avere grosse aspettative, perché a quell'età sicuramente si devono divertire, si sa questa cosa, e quindi però sai, per ogni, forse per ogni genitore il figlio è un campione, tutto quanto, però insomma non bisogna avere grossissime aspettative, perché le statistiche dicono che ne arrivano veramente pochi, e soprattutto i più bravi, i migliori insomma. Senti Daniele, Papa Francesco, più tardi lo vedremo incontrando il Centro Sportivo Italiano, ha detto tra le tante cose: non accontentatevi di vite mediocri, giocate sempre in attacco. Tu stai giocando nella tua vita, senti che hai ripreso in mano le redini e che continui a giocare in attacco? Ma sicuramente, io verticalizzo sempre, cerco sempre la porta, e sì, io ho trasformato, superato, e cerco di vivere con passione tutto quello che faccio, soprattutto il calcio, dove appunto gioco ancora a calcio 8, nella prima categoria con Junior Portuense,
Soprattutto nella vita con la mia compagna aspetto un bambino e sono questo molto sì, felice. Questo, altro che gol. Esatto, una bella punizione sotto al 7.